Ecco, difatti stavo parlando col microfono. Scusate, eh? Ok, io stavo parlando, discussioni, col microfono spento, ma ripeto, essendo da solo e dovendo fare tutto da solo, è un po' un problema, ma perché devo condividere i link, devo andare a fare la diretta su YouTube, cioè essere da soli in queste situazioni è davvero un po'. Però va bene, ce la possiamo fare, ecco, ci siamo riusciti. La cosa importante è non aver fatto tutta la diretta col microfono spento. Ok, ci siamo. Allora, benvenuti a tutti. Quindi analisi settimanale di Trading Cube, facciamo un po' quello che è il punto della situazione sui mercati e mettiamo in campo quelle che potrebbero essere le idee per la settimana a venire. Iniziamo innanzitutto col vedere quelli che sono stati i rendimenti settimanali, ok, di questa ottava. Come vedete, questi sono stati i rendimenti del mercato valutario, il mercato forex, mercato abbastanza tranquillo, forse il Cable, la stellina, vedete, ha fatto un 1,16%. Poi gli altri strumenti, diciamo che sono rimasti abbastanza in range. Considero mercati in range, mercati che si mantengono all'interno del valore di 0,5. Ok, un mercato che non supera lo 0,5 settimanale è un mercato in lateralità. Come vedete, la maggior parte dei mercati, fate eccezione per euro-dollaro, vedete, fatto uno 0,86, GBP CAD 1,063, GBP AUD 1,076, sono stati pochi, diciamo così, gli eccessi di mercato. USD CHF 0,86, quindi ha fatto un valore esattamente contrario a quello che ha fatto l'euro-dollaro, ma giustamente euro-dollaro e USD CHF sono correlati speculativamente, quindi come vedete, c'è una certa correlazione anche in termini di movimento percentuale. Quindi mercati valutari un po' così, un pochettino incerti. In realtà anche le borse, come vedete, in termini percentuale non è che abbiano dato moltissimo. È stata una settimana non troppo movimentata. I mercati futures hanno iniziato ad anticipare le aperture, okay? Adesso aprono all'1:30 di notte, quindi ci sarà un pochettino di volatilità attesa. E diamo un'occhiata anche alle commodity. Commodity, ovviamente, salta all'occhio quello che è il dato, vedete, sul rendimento settimanale del natural gas. Natural gas che va a fare un meno 15,81%. Vedete come è andato a recuperare un po' tutto il valore di sbilanciamento? Attenzione, rimane ancora positivo, okay? Questo mercato da inizio anno segna un più 27%, però ha recuperato gran parte dell'impulso rialzista che aveva fatto in queste settimane. Diamo un'occhiata al grafico, vedete? Il mercato è andato a recuperare un po', non dico tutto il movimento, ma buona parte del movimento. Ok. Io direi che ci siamo, quindi cerchiamo di identificare quelli che sono gli strumenti in trend, quelli che stanno continuando il trend di lungo, ovviamente il trend annuale, e appunto, come vedete, nuovamente abbiamo un dollaro forte, dollaro che vince contro l'australiano, dollaro che vince contro l'euro, dollaro che vince contro la sterlina, dollaro forte su Canada. Ok, è positivo anche con lo yen e col franco. Con lo yen, come vedete, ha perso un pochettino di momentum, okay, ma rimane comunque positivo su base annuale. Ok, va bene. Ragazzi, come vi dicevo, potete intervenire, potete tranquillamente scrivere sui messaggi qui sulla parte destra, okay, dello schermo dove ci sono i messaggi di Facebook, per cui se avete domande e richieste potete scrivere direttamente in questa chat. Allora, ovviamente consiglio, diciamo così, di cercare di stare ancora in trend, perché se i mercati hanno questa intenzione, tutti chiamavano il rally, 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 rally di Natale, sì, i mercati lo stanno facendo a ribasso. Guardate la giornata di venerdì, guardate questo mese, guardate questo trimestre, questo semestre, questo anno, ok? I rally quest'anno sono decisamente orientati a ribasso. Fate attenzione perché comunque la volatilità giustamente diminuisce, cioè, scusatemi, la liquidità giustamente diminuisce, per cui la volatilità potrebbe aumentare.
quindi potremo vedere dei mercati non proprio regolari, diciamo così, nelle 2 settimane che andranno a venire, perché gli operatori importanti escono dal mercato e quindi, diciamo così, rimangono gli operatori non troppo importanti che magari hanno soltanto intenzione di speculare al mercato piuttosto che dare al mercato una direzionalità di tipo, diciamo così, consistente e duratura. Ok? Va bene. Io direi che adesso possiamo passare ai livelli. Iniziamo con l'analisi. Oggi ero tentato di cambiare modello di analisi, però ormai vediamo di continuare con questa logica operativa, magari dall'anno prossimo cambieremo template. C'è il template 31, il Master Trader, che è un template molto interessante con cui fare analisi, con cui fare ovviamente delle considerazioni di lungo, okay? Perché con questa analisi settimanale ciò che ci, diciamo così, che ci interessa è cercare di avere un'idea un pochettino più di lungo di mercato. Ovviamente un'analisi di questo tipo non va bene per un tipo di trading intraday o di scalping. Questa analisi appunto ha l'obiettivo di identificare quelle che potrebbero essere le tendenze di lungo. È molto probabile che l'anno prossimo, visto che ci sono stati degli aggiornamenti per quanto riguarda l'indicatore statistico, possa usare questo template. Ok? È molto probabile che andrò ad usare questo template. Intanto andiamo sul nostro principale di base. Ok. E partiamo, ok? Partiamo da UDCAD, vediamo com'è il mercato questa settimana. Abbiamo fatto un piccolissimo rendimento positivo, quindi il valore settimanale in realtà si è scostato davvero di poco, di molto poco, e il mercato regge quello che è il nostro livello. Mettiamo la matitina, la mettiamo di qua. Ok, regge quello che è il nostro livello target, ovvero il punto in cui non mi dispiacerebbe prendere posizione, ok, per cercare la continuazione a rialzo fino a area 0,98. Questo è un punto interessante. Non mi dispiacerebbe, visto che è un mercato ancora long, ok, non mi dispiacerebbe provare, ok, ancora un possibile rialzo, ovviamente finché il mercato si mantiene sopra questo livello 0,95,78. Se il mercato dovesse rompere quel livello, iniziare a farmi delle chiusure, magari orarie, 4 ore giornaliere al di sotto di quel livello lì, ovviamente la mia ipotesi, la mia idea rialzista purtroppo andrebbe a scemare. Per cui finché il mercato si manterrà al di sopra di questo livello, secondo me attenzionare come possibile target di fine movimento questo 0,98 e 71 potrebbe essere una considerazione, diciamo così, abbastanza interessante. Passiamo a AUDCHF. AUDCHF, attenzione, attenzione su AUDCHF, perché? Perché abbiamo avuto un reverse, ovvero dopo la chiusura di settimana scorsa, ricordate questa candelona pazzesca? Ok, il mercato si è girato perché una chiusura al di sotto del livello di target, che è questa, okay, dava la possibile idea di continuazione a ribasso. Il mercato invece questa settimana, per giustamente, magari dopo una candelona del genere, è andato a ritracciare qualcosina, è andato a recuperare qualcosa. E attenzione, la chiusura di questa settimana avviene esattamente sopra il livello di target. Il livello di target per noi è un pochettino uno spartiacque, okay? Al di sopra di questo livello cercheremo di avere un'aspettativa positiva, al di sotto di questo livello invece cercheremo un'aspettativa di tipo negativa, per cui il possibile raggiungimento dei target più bassi. Come dicevo settimana scorsa, non mi è piaciuto lo storno di questo mercato, oltretutto senza aver toccato il livello short. Avrei tranquillamente provato uno short, okay, su questo mercato, esattamente su questo livello. Come vedete, invece, il mercato ha mancato di molto. Questo è un range, secondo me, importante, e quindi non ho avuto modo di valutare, diciamo così, questa correzione ribassista. C'è da dire che la chiusura settimanale al di sopra del livello 0,7144 però mi riporta, diciamo così, in uno stato di confidence rialzista. Perché? Perché una chiusura al di sopra di questo livello mi porterebbe ad avere come nuovo obiettivo, okay, il livello di 0,7397. Potrei comprare subito in apertura o potrei anche attendere un pullback sul livello 0,7144. Ok, ma finché il mercato si troverà al di sopra di questo livello, la mia aspettativa sarà sicuramente orientata a rialzo. Ok.
Ragazzi, intanto se avete domande scrivete pure, okay, potete scrivere nella chat di YouTube. Audien invece tenta, come vedete, di portarsi al di sopra dello spartiacque, okay, del livello di target in area 81.474, ma la chiusura viene al di sotto. Ecco che in questi casi, quando il mercato fa dei movimenti del genere, io cerco di approfittare dell'idea del possibile pullback su questo livello per valutare una continuazione a ribasso. Continuazione a ribasso che secondo me può rimanere attiva, operativa e valida finché il mercato non mi chiude al di sopra di questo livello. Se il mercato dovesse chiudere una candela, facciamola pulita, una candela giornaliera al di sopra del livello, io andrei a cambiare. C'è un po' di, vedete, poi bisogna fare i conti anche con le correlazioni, ovvero Audi CHF potrebbe salire, Audi CAD potrebbe salire, quindi Audi Yen, magari questo potrebbe essere un, fra virgolette, okay, ma un ipotetico falso segnale, visto che ha chiuso al di sotto, quindi questo è un livello che il mercato potrebbe recuperare. Perché? Perché abbiamo due possibili informazioni sull'australiano, okay, di tenuta e quindi di possibile continuazione a rialzo, quindi di fine correzione di movimento. Ok? Audi NZD invece, essendo sotto il livello short, ci si aspetta una possibile continuazione fino all'area di target. Questo è il primo target 10322. Ok, potrebbe essere il primo target ribassista di questo strumento di dollaro australiano contro dollaro neozelandese. L'ultimo target di fine movimento invece è segnato in area 0,9,50. Vi ricordo che questi sono grafici settimanali, l'analisi che faccio in questa sede su TradingTube la faccio appunto basandomi soltanto sui grafici settimanali per avere un obiettivo un pochettino di più lungo periodo. Ok? Ciao Giuseppe. E per cui attenzione, perché sì, c'è stata una correzione, fast, good. Best, ok? Vi ricordo che le correzioni in genere avvengono sui primi tre massimi crescenti. Qui abbiamo avuto il livello di fast, ricordate la mia lezione sulla price action? Fast, good, best. Per cui al di sopra di questo livello il mercato si trova su un'area di possibile inversione, ok? Ma finché il mercato si trova al di sotto del terzo massimo crescente, il mercato ha fatto una normale, una naturale correzione, per cui ci potrebbe stare la possibile idea di continuazione a ribasso, che come vedete sull'analisi di lungo è assolutamente coerente. Ovvio, il mercato settimana scorsa ha fatto una candela correttiva, ma era ci sta, diciamo così, che le correzioni, soprattutto della durata di una settimana, sono delle condizioni abbastanza fisiologiche, per cui attenzione quindi con la settimana nuova, attenzione se il mercato dovesse iniziare quindi con tendenza ribassista, perché come vedete il possibile target dista circa 230 punti, che non sarebbero male come movimento 230 punti. Ovviamente, per carità, la nostra è soltanto un'analisi, possiamo, diciamo così, sbagliare, ma avere dei riferimenti, okay, dei possibili range di movimento sicuramente aiuterà quella che è la comprensione del mercato. Pasquale, ciao, buonasera. Andiamo avanti. Audi USD. Audi USD finisce, termina la correzione esattamente sul livello di target. Ok, ed è questa l'area su cui mi aspetterei, vista la chiusura settimanale, come vedete al di sopra del livello di target, mi aspetterei la possibile ripartenza. Quindi attenzione a questo livello di prezzo, 0,71,60. Ok, questo è lo spartiacque. Ovviamente mercato positivo al di sopra di questo livello si compra fino a attenzione 0,75, quindi da 0,71,60 a 0,75,20 sono circa 400 punti, sono poco meno di 400 punti. Qui il rendimento, il ritorno sull'operazione, nel caso in cui appunto l'analisi dovesse essere corretta, quindi il mercato andasse ad eseguire questo punto di questo movimento, sarebbe davvero interessante. Perché il mercato dovrebbe eseguire questo movimento? Che cosa stiamo cercando? Alla fine, guardate. Questo è stato lo swing, ok? Questa è stata la correzione di un movimento in genere avviene sempre all'incirca su quella che è la zona del 50%. Come vedete, dopo questo impulso rialzista, il mercato
L'ha fatta velocemente, ma ha fatto una correzione naturale. Per cui qui ci potrebbero essere le opportunità migliori, ovvero con più basso rischio, per cercare di prendere quello che potrebbe essere il movimento, quindi finale. Finale perché? Perché questo è un livello short e qui si aspetta il target di fine movimento. Ovviamente la nostra è soltanto un'ipotesi, un'analisi, però vedete, se il mercato da qui dovesse andare a fare poi quello che è il possibile rendimento finale, il rischio che potremmo correre sotto questi minimi, che potrebbe essere quello di una giornata, quindi di una sola candela, potrebbe avere un reward davvero molto, molto, molto interessante. Ok? Questa è la nostra idea. Poi vediamo che cosa farà il mercato. Andiamo avanti, cade CHF. Cade CHF che sembra voler riassorbire la dinamica di tipo ribassista e in realtà ci fa una chiusura, vedete, sopra il livello short. Questo non è un buon segnale perché potrebbe essere un segnale di invalidazione di tendenza, ovvero ci aspettavamo che il mercato sotto questo livello, ovvero 0,74 e 42, ok, si muovesse a ribasso. In effetti il mercato si è mosso a ribasso. Addirittura rotto anche i minimi della settimana precedente, per cui ha aggiornato i nuovi minimi di periodo, solo che poi appunto è stato sicuramente preso di mira dai compratori e come vedete ha riassorbito tutta la candela settimanale, addirittura chiudendo positivo. Ovviamente non ci sono al momento conferme, okay? Questa potrebbe essere semplicemente una candela correttiva, anzi è una candela correttiva. Ok, per cui fate attenzione a questo livello, perché nel caso in cui il mercato si dovesse portare al di sotto di 0,7442, l'opportunità sarebbe davvero molto interessante, perché guardate il target, si trova in area 0,7120. Quindi in termini di pip, come vedete, ci sono 320 pip di movimento. Ovvio, non li farà in un giorno, a meno che non ci sia una news pazzesca sul canadese o sul franco svizzero, però vedete la dinamica potrebbe essere assolutamente molto interessante. Ok, andiamo avanti. KDN tiene invece. Ecco, se dovessi decidere di lavorare uno di questi due strumenti, KDCHF o KDN, sicuramente mi concentrerei di più su KDN, perché KDN ha tenuto perfettamente il livello short e mi ha chiuso il valore settimanale al di sotto di quello che è il livello short. Quindi qui sarei sicuramente più confident per andare alla ricerca di quello che potrebbe essere la continuazione del movimento ribassista, quindi possibile target su KDN 80. Ok, come vedete da 84,7 a 80,5, qui ci sono belli belli 400 e passa punti, ok? Quindi questi sono i movimenti che dobbiamo andare a cercare, movimenti di lungo periodo, movimenti che possono dare, diciamo così, un posizionamento anche tranquillo, non che io tutti i giorni debba monitorare la posizione o tutte le ore, tutti i minuti, cioè un trading di tipo abbastanza tranquillo. Ciao Claudio, buonasera. Ok, andiamo avanti. CHF yen, niente. CHF yen non ce la fa. È andato a stuzzicare quello che era il livello long di alzista, vedete? Ma poi praticamente viene preso di mira dai venditori e il mercato ritorna esattamente sul valore settimanale da cui è partito. Come vedete, a livello settimanale segno meno 0,22%, ma in realtà è un nulla di fatto, il mercato da qui è partito e qui è tornato. Ok, semplicemente niente, assolutamente niente. E qui ci poteva stare un tentativo di rialzo, ma come dico sempre, meglio aspettare le chiusure giornaliere al di sopra o al di sotto di quelli che sono i livelli importanti. In questo momento, in zona no trade, scartiamo completamente l'ipotesi di questo strumento. Euro AUD ci fa una chiusura più bassa del livello di target, tutto sommato può, diciamo così, essere ancora buona, magari con un'apertura in gap settimana prossima, okay? Al di sopra di questo livello, un'apertura in gap potrebbe darci, diciamo così, l'idea di possibile ulteriore continuazione. Okay? Questo mercato viene da un trend ribassista, la condizione che come vedete è una condizione di correzione, vediamo esattamente come si comporterà il mercato su questo livello. Ovviamente al di sotto di questo livello, e il mercato già si trova al di sotto, potrei abbracciare l'idea di continuazione a ribasso fino al target di fine movimento che è il livello long. Nel caso in cui si dovesse portare al di sopra,
andrai alla ricerca dei tre massimi crescenti. Il mercato, quando fa delle correzioni, lo fa esattamente facendo tre massimi crescenti. Okay? Il terzo massimo è il punto di equilibrio, che decide se far continuare il mercato a ribasso dopo la correzione o dare vita ad una possibile inversione. Ovviamente non siamo maghi, non siamo indovini, l'unica cosa che possiamo fare è monitorare il comportamento e l'andamento del prezzo al fine di capire, ok, cercare di capire un pochettino meglio la logica di mercato. In questo momento sembra che il mercato voglia riprendere, perché? Perché ci ha fatto una chiusura al di sotto del livello di target, ma in genere la correzione deve completarsi facendo almeno tre massimi crescenti, per cui attenzione, ovviamente al di sotto di 1,5770, finché il mercato si troverà al di sotto di questo livello, si può assolutamente cercare short con possibile target 1,4951. Andiamo avanti. Eurocad nel lungo periodo, come vedete, è ancora orientato a rialzo. Questa settimana abbiamo avuto una candela di indecisione, come vedete, candela inside, sì, con un massimo crescente, un minimo crescente, un po' una candela di indecisione, ma come vedete il mercato non ha ancora concluso il movimento e io mi aspetto che magari entro fine anno questo mercato possa andare a concludere il target naturale che si trova in area 1,5372. Euro CHF invece abbandona completamente l'idea di rialzo. Io qui qualche tentativo rialzista l'ho fatto. Ok, al di sopra di 1,1337 era assolutamente corretto, coerente provare long. Però vedete, il mercato non riesce in questo momento. In questo momento, a livello macro, l'euro è un pochettino sotto pressione, il dollaro è molto forte, quindi come vedete, quelli che sono gli euro. Infatti, in realtà, ho anche qualche dubbio sul CAD. Però vedete, il CAD, a differenza degli altri, sembra un pochettino più tonico, okay? Mentre euro CHF è proprio zero. Euro GBP, ecco, Euro GBP si è mosso a rialzo questa settimana. Vedete, aveva fatto una chiusura al di sopra del livello long, quindi ci aspettavamo una possibile continuazione. Ok, con possibile target 0,93. Io avrei preferito comprare un pullback sul livello, quindi mi sarei aspettato un touch del livello long in area 0,8926 per cercare di prendere poi la possibile continuazione. Come vi dicevo, dall'anno prossimo metteremo anche delle operazioni in macchina su un conto demo, quindi non ci impegnano assolutamente niente, giusto per farvi capire come questi livelli nel lungo periodo sono davvero, davvero molto interessanti. Lo faremo con delle operazioni in macchina in modo che non ci sia contestabilità delle nostre scelte, dei nostri appunto livelli, eccetera. Okay. Il mercato si è mosso bene, peccato che dopo sia andato a rimangiare un po' tutta la settimana, chiude però positivo. Okay. Il mercato denota una confluenza rialzista, ovvero il mensile guadagna l'1,19%, il settimanale chiudo con uno 0,30 positivo, giornaliero un più 0,07, quindi poco di ma buono, poco ma buono, ovvero finché il mercato si troverà al di sopra del livello 0,8926, dovremo cercare prevalentemente operazioni a rialzo. Euro yen tutto sommato è ancora buono, c'è stato un periodo non bellissimo, eh? Guardate tutte queste candele settimanali. Qui il mercato non si è mosso e se il mercato non si muove, se non c'è volontà, okay, degli operatori di muovere il mercato, non c'è livello che tenga, non c'è tecnica che tenga, se il mercato è laterale è davvero difficile. Oltretutto questa settimana che cosa hanno fatto? Guardate, sono andati a rompere i massimi della settimana precedente cercando di attirare i rialzisti e poi praticamente si sono rimangiati un po' tutto, eh? Okay, andando a chiudere con una candela negativa, con un valore negativo a livello settimanale. Vedete anche il valore mensile si è portato a ribasso, valore giornaliero orientato a ribasso, quindi mercato ancora debole. Ma difatti vi dicevo, l'euro, tolta qualche eccezione, appunto abbiamo visto Euro GBP che potrebbe essere interessante, Eurocad, l'euro tutto sommato non è molto appetibile in questo momento. Però ovviamente analizziamo i livelli, finché si trova al di sopra di 127,616, la nostra attenzione primaria e principale sarà orientata a rialzo. Okay? Chissà
che non parta, per quello che potrebbe essere il possibile target in area 135. Ok. Ciao Marco, buonasera. Andiamo avanti. Euro NZD è buono. Okay. Qui, come da metodo, bisognava piazzare un ordine pendente, okay, e cercare da adesso in poi di attenzionare soltanto operazioni di tipo rialzista con questo possibile target. Okay? La candela settimanale, tutto sommato, chiude bene, okay? È andata a pulire un po' sotto e un po' sopra, eh? Ha fatto un po' su e giù, senza, diciamo così, fare molto in realtà. Perché la settimana, come vedete, chiude con un leggerissimo valore positivo, uno 0,07, quindi davvero poco poco, però quello che è il quadro tecnico, vedete, abbiamo un minimo crescente, un massimo crescente, ci piace quella nostra idea di sviluppo di movimento all'interno di questo trade. Quindi la condizione è sicuramente da attenzionare e, come dicevo, ovviamente al di sopra di quello che è il livello long, cercare di dare preferenza soltanto alle operazioni di tipo rialzista. Poi si può comprare cercando di comprare quelli che sono i supporti, ovvero i punti in cui il mercato è stato comprato, oppure dando un pochettino più fiducia andando a comprare la rottura delle resistenze, ok? In genere i trader pazienti cercano di acquistare i punti, diciamo così, furbi, che sono i livelli di supporto, se vogliamo un acquisto. I trader un pochettino più fra virgolette, un po' più spregiudicati, invece decidono di comprare la rottura delle resistenze. Dipende sempre dall'approccio, dal timing, dalla considerazione che si ha in base al rischio, cioè comunque se usate size piccole, ok, non dovete preoccuparvi del punto d'ingresso, perché si lavora, diciamo così, con la media dei prezzi, cercando di costruire la posizione pian piano, strada facendo. Ok, questo l'anno prossimo vi farò vedere. Proprio questo tipo di approccio, questo tipo di ragionamento. Quindi attenzione perché questo mercato, okay, potrebbe avere come possibile primo target 1,74,80. Ok? Andiamo avanti, euro-dollaro, che come vedete anche questa settimana mette il muso fuori da 1,14,22, che era il nostro livello trigger per prendere in considerazione, diciamo così, la ripresa di euro-dollaro, ma niente, mercato che va a rompere i massimi della settimana precedente, quindi piccolo inganno, e come vedete successivamente il mercato è andato a rompere i minimi della settimana, quindi è andato a fare una condizione di engulfing, ok? Questa è la tipica caccia agli stop. Quando il mercato va a fare, diciamo così, la classica caccia agli stop, la tipica gabbia, ok, praticamente presenta una candela engulfing, ok, come questa, che prima va a stuzzicare i rialzisti rompendo i massimi della settimana precedente. Ovviamente i rialzisti si posizionano. Chi mettendo lo stop loss sotto i minimi della settimana, chi mettendolo sotto la giornata, eccetera, eccetera, poi vedete, vengono presi in castagna. Questo perché? Perché, come vedete, il mercato laterale in questo momento non sta facendo trend e possibilmente in questo periodo di poca liquidità i market maker fanno un po' quello che devono. Okay? Perché devono? Perché ricordatevi che gli speculatori siamo noi, loro cercano soltanto di difendersi. Ovvio, non siamo qui per prenderle, okay? La nostra intenzione sarebbe cercare di riuscire a guadagnare qualcosa, però loro tutto sommato hanno sempre il coltello dalla parte del manico, ovvero alla fine il mercato lo muovono loro. Quando si dice il mercato è manipolato da chi? Da cosa? Da chi ha più risorse? Come fanno a muovere il mercato? Mettendo più denaro in vendita o in acquisto. Ok, dici, ma ci sono più compratori? Sì, ma magari quei pochi venditori che ci sono hanno più soldi di tutti i compratori messi assieme. È sempre una questione di potenza, di risorse. E capite bene che bastano due, tre banche d'affari che in momenti di liquidità come questi, abbastanza bassi, se vogliono, il mercato lo muovono, diciamo così, nella direzione che ovviamente più gli fa comodo. Okay? Va bene, in questo momento quindi nessun tipo di considerazione sull'euro-dollaro, a meno che non si riporti al di sopra di 1,14,22 in chiusura. Okay? Ecco perché è bene attendere le chiusure giornaliere. Se attenzioniamo il movimento ed esattamente il livello di 1,14,22, vi accorgerete che
22, 22, 3 per farlo esatto, ok, che è questo livello long qua, vi accorgerete come nessuna chiusura giornaliera. Perché io consiglio di aspettare le chiusure giornaliere? Perché la chiusura giornaliera è almeno una piccola conferma, è ovvio, non vuol dire niente, però sarebbe un segnale di conferma. Quando le chiusure non sono al di sopra o al di sotto di un livello, ecco che lì, diciamo così, manca la giusta confidence per affrontare quello che potrebbe essere il rischio, ok? Perché? Perché ogni operazione purtroppo comporta un rischio. Andiamo avanti. GBP AUD buono, anche se non è stato perfettamente perfetto. Io di solito sui livelli sono molto molto pignolo, se non lo tocchi perfettamente io non entro. Qui è probabile che io generalmente lavoro con gli ordini pendenti, è probabile che su questo punto il mercato non mi avrebbe eseguito, però giustamente abbiamo toccato la prossimità del livello 1,7196, per cui da qui in avanti, ovviamente da qui al di sopra, cercare di raggiungere quello che potrebbe essere il target naturale di questo movimento correttivo, ok, impulso, correzione, estensione, potrebbe essere la soluzione ideale, ok? Certo, avrei preferito un touch perfetto, mi sarei sentito molto più a mio agio nella ricerca delle operazioni long, però possiamo anche essere, diciamo così, un po' tolleranti. Come vedete, ha mancato il livello di, andiamo a vedere, forse sono 5 punti neanche, no, qualche punticino, sono 11 pip. Ok, va bene, ci potrebbe anche stare. L'importante è avere un riferimento di zona, ovvero al di sopra di questo valore, in prossimità di questo valore, posso iniziare a cambiare idea. Ok, perché? Perché questo è un target di fine movimento. Ok, perché di fine movimento? Perché essendo un livello long, questo livello potrebbe interrompere quella che è la dinamica ribassista. Quindi questo in genere è il primo target, ma questo o questa zona qui, questi gli estremi sono i target di fine movimento. Ok? Andiamo avanti, GBP CAD, ancora all'interno del nodo. Il mercato, quando si trova all'interno di questa zona, non ci piace e non lo consideriamo buono, anche perché poi gli strumenti ne abbiamo, per cui se anche ne perdiamo uno non è un problema. GBPCHF invece, vedete, sotto il livello short si muove abbondantemente a ribasso. Okay, ha fatto una candela settimanale di 230 punti, pip, non punti, ma pip. E bella, peccato che poi si sia rimangiata il movimento, ma importa poco, perché? Perché comunque il mercato sotto questo livello, ok, 1,26,25, ci suggeriva l'operatività di tipo ribassista. In questo momento il mercato fa questa pin, che potrebbe, diciamo così, essere un invito per chi magari ci vede una possibile ripartenza, rialzo, e attenzione, perché in genere queste candele sono un po' birichine, okay? Sono chiamate candele Pinocchio, non per nulla, nel senso sono un po' bugiardelle come candele. Okay? Io ecco perché preferisco dare importanza ai valori. Ok, finché ti troverai al di sotto di 1,2625, la mia idea sarà un'idea di tipo ribassista, con possibile target 1,2103. Nel caso in cui dovessi chiudere al di sopra, pace, okay, cambierò idea. Ok, ma io in genere non prendo in considerazione il pattern candlestick. Perché? Perché purtroppo sempre più queste, attenzione, questa è una candela settimanale. Diciamo che il pattern su una candela settimanale potrebbe avere una sua valenza importante anche. Un conto i pattern che si creano, si generano su M1, scusatemi, su H1, un conto un pattern generato su una candela settimanale, quindi potrebbe assolutamente essere valido, veritiero. Io però non prendo mai in considerazione la forma delle candele, quanto invece il livello del prezzo. Ok, questo mi aiuta ad essere, diciamo così, un pochettino più obiettivo, su quella che è la dinamica reale di mercato. Quindi, in questo momento, aspettativa di tipo ribassista. Quindi ogni segnale di tipo short per me potrebbe essere un invito ad entrare a ribasso con possibile target 1,2103.
Per segnale in tipo short si intende ogni rottura di minimo oppure ogni tenuta di resistenza, ovvero doppi massimi rialzisti oppure gli engulfing, okay, che vanno a riassorbire i massimi precedenti. Okay, scusatemi un secondo solo. Ok, rieccomi. Allora, andiamo avanti. GBP/Yen, ecco, GBP/Yen invece non chiude bene, chiude al di sopra del livello short, quindi io qui non mi sentirei confident di andare alla ricerca del ribasso, ovviamente finché non si riporta al di sotto di 142.39. Ok, se il mercato si dovesse riportare al di sotto di questo livello, allora ben venga, ok, questa sarà la mia possibile dinamica di movimento, quindi ribasso fino a 135, ma finché il mercato invece si mantiene qui sopra, io in genere, okay, quando il mercato si trova all'interno del nodo, preferisco non fare nulla. Perché? Perché nel momento in cui il mercato si dovesse mettere in trend o da una parte o dall'altra, credetemi, di punti, i punti non mancano, okay? E sapendo che la zona centrale è la zona, diciamo così, un po' più difficile, più complicata, in cui ci sono maggiori falsi segnali, in genere preferisco aspettare. Quindi su questo strumento al momento siamo in attesa. GBPNZD è andato a toccare il livello long semestrale, okay? Per cui su base, diciamo così, settimanale, eccetera, vedete c'è stata una reazione interessante. Però non si trova ancora sopra il mio livello annuale. Ok, sì, settimanale, segnali più di breve periodo, eccetera, eccetera, ma ciò che cerco io è sempre l'analisi di lungo, okay, al fine di poter stare a mercato magari 2, 3, 4 settimane senza troppo preoccuparmi di quella che è la direzione del mercato. Peccato sia ancora all'interno della zona di range, per cui questo strumento lo evitiamo al momento. Il cable, attenzione alla sterlina. Attenzione perché la sterlina ci chiude sotto il livello short e quindi qui potrebbe starci una possibile continuazione a ribasso. Attenzione al target 1,1985, quindi al di sotto di 1,2623, l'obiettivo di primo target è 1,1985. Vedete, sono un po' di punti, eh? Okay? Capite perché io alla fine cerco soltanto movimenti di questo tipo. Ovviamente questo in quella che è la mia operatività di lungo periodo. Poi nell'intraday, nello scalping, lì si fanno altre cose. Però nel lungo periodo, adesso il movimento che mi porterei a valutare e a considerare sarebbe sicuramente ribassista sulla sterlina. Poi il dollaro è forte, le major sono deboli nei confronti del dollaro, per cui un'idea di continuazione, quindi non di controtrend, ma di continuazione a ribasso è assolutamente coerente in questo momento. Ok? Andiamo avanti, NZD CAD che resiste al livello reverse. Vedete il mercato, il livello reverse ha fermato la salita di NZD CAD e adesso attenzione al livello 0,90. Okay? Il mercato si è spinto un pochettino oltre il livello short, però in genere i livelli reverse, ovvero le ultime zone di barriera di trincea, lavorano abbastanza bene. Okay, come vedete, il livello reverse ha fermato il movimento. Vediamo se adesso accennano allo short. Intanto abbiamo il primo e il secondo minimo decrescente. Potremmo attendere un terzo e vedere come viene lavorato questo livello di minimo. Ma attenzione al livello 0,90 e 67, perché da qui in poi potrebbe il mercato andare a fare una correzione un pochettino più sostanziosa. Ok? NZDCHF, sfioramento proprio di pochi punti del livello short in area 0,6941 e ovviamente come da attesa continuazione a ribasso verso quello che è l'obiettivo di target. Mercato che chiude in tendenza ribassista, ovvero la chiusura di questa settimana è più bassa del minimo della settimana precedente, quindi tendenza ribassista. Mercato che fa un nuovo minimo,
okay, accompagnato da un massimo decrescente, vedete, il mercato sta girando e quindi in queste condizioni si aspetta che il mercato almeno vada a fare quello che è il primo target, ovvero la correzione di questo movimento impulsivo. Ok? Andando avanti, NZD Yen, ecco, NZD Yen invece sarebbe stato perfetto, 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 tocca esattamente il nostro livello short e nella settimana entrante ovviamente bisognava attenzionare tutti quelli che erano i segnali di tipo ribassista, quindi le rotture di minimo del grafico giornaliero, magari 4 ore, ovviamente tutte quelle condizioni che ci davano, okay, un possibile riferimento di tipo ribassista. Obiettivo del trade, come vedete, area 0,75, e qui il mercato si troverebbe a fare una correzione assolutamente naturale, perché guardate da dove è partito. È partito da livello long, ok? Si è portato sul primo target, si è portato sul target di fine movimento, ok? E poi sta andando a fare la correzione. Io in genere, nelle mie analisi, cerco esattamente questa struttura. Questo è il patto, se così lo possiamo chiamare, di cui vado alla ricerca. Ok? E credetemi, sul grafico settimanale, prendere movimenti del genere, se io riuscissi a prendere, se riuscissi, perché non riesco sempre, a prendere, guardate, questo primo movimento di 600 punti, questo altro movimento di 300 punti, ma che cosa voglio di più? O dice un lucano, un amaro. Cioè, una volta che riesco a fare una cosa del genere, basta. Sono a posto. Poi la mia abilità deve essere quella di dare fiducia all'operatività e quindi magari cercare di fare crescere la mia esposizione. Ma a monte devo sempre avere un'analisi dei livelli di riferimento che mi aiutino ad individuare la direzione del mercato. Una volta che ho questo e riesco a fare il mio lavoro di incremento delle posizioni, io posso anche permettermi di fare un solo trade l'anno, okay, su un solo strumento. Ovvio, io vado alla ricerca di più opportunità perché? Perché il mercato non è sempre armonico, non si muove esattamente così bene per tutto l'anno, in tutto l'anno. In genere è un po' capriccioso, ma quando fa queste cose qui è proprio uno spettacolo, spettacolo. Ok, NZD OCD. Pullback sul livello di target, attenzione al livello 0,67 perché qui il mercato potrebbe anche riprendere quella che è la direzione rialzista verso il target di fine movimento, o almeno ce lo auguriamo, ok? Attenzione al livello 0,67,80, in caso di chiusure al di sotto abbandoniamo l'idea, okay, della possibile continuazione a rialzo. USD CAD invece, come dicevamo, già da tempo, sopra 1,31,31, si cerca long, altra settimana positiva, anche se inside, come vedete non ci sono nuovi massimi assoluti, eccetera, inside, però è positiva. Chiudo con un valore di più 0,5, come vedete il mercato è indirizzato verso quello che potrebbe essere il primo target, che è 1,37,92, per cui si cerca di dare attenzione soltanto alle operazioni di tipo rialzista. USDCHF ci riprova. Vedete, stanno facendo un po' la guerra fra euro-dollaro. Euro-dollaro che fa le finte e USDCHF che è qui che sta cercando di passare. E che dire, io avevo un'aspettativa positiva per euro-dollaro, però vedete, come dice il buon Stefano Fantoni, i mercati sono fatti per sorprendere. USDCHF è sceso fino al livello reverse, l'ultimo livello in cui provare l'aspettativa, quindi di colore di tendenza, quindi verde, quindi long, e il mercato reagisce in questa zona e si riporta nuovamente in prossimità di quello che potrebbe essere il possibile livello di partenza long. Quindi attenzione ragazzi a USDCHF su questo livello 0,99,85, perché da qui il mercato potrebbe magari fare sì il rally di fine anno, ok? Attenzione perché da qui in poi la volatilità potrebbe anche andare ad aumentare. Infine, USD Yen che si trova ancora all'interno del nodo, altra candela inside, vedete il mercato in assoluta congestione anche sul settimanale, quindi che dire, niente, aspettiamo, aspettiamo che venga fuori o da 1,14, da 114 o da 111, finché si trova all'interno di questo range io non lo trado o non faccio considerazioni. Poi nel breve periodo, magari grafico 15 minuti, eccetera, sì, qualche cosina si può anche fare,
ma per l'aspettativa che in genere ho io cercando di seguire questo trading system, niente, non faccio assolutamente niente. Ok, ragazzi, avete richieste per quanto riguarda l'analisi? Se no, velocemente diamo un'occhiata a quelli che sono gli indici. Allora, molto velocemente. Allora, indice olandese, aspettativa ribassista di sotto di 507, quindi attenzione a quello che potrebbe essere il livello di primo target, 467. Vedete, al di sotto di questo livello si dà importanza a quella che è l'aspettativa a ribasso. L'indice spagnolo è andato a fare il pullback sul livello di target, si è fermato qui in questa zona di doppio minimo. Qui c'è un doppio minimo settimanale interessante. E, ovvio, io mi sarei aspettato una possibile continuazione fino a livello long, eh? Difatti non avrei preso in considerazione questo segnale di analisi tecnica del doppio minimo, eccetera. Se devo comprarlo, voglio comprarlo al meglio, ovvero sui punti più bassi in assoluto, ovviamente concordi alla mia analisi. Se voglio venderlo, cercherò di farlo al meglio, quindi sui punti più alti possibili, ovviamente concordi alla mia analisi. In questo punto il segnale potrebbe essere interessante perché questo è un doppio minimo settimanale, però come vedete non è concorde con la mia analisi. Poi sì, potrei dare come valido il livello long sul trimestrale, il touch del livello long sul semestrale, ma non fa parte dell'analisi di lungo di cui vado alla ricerca. Okay? Andiamo avanti. Il FTSE, apertura in gap ribassista, poi recuperato, andando a toccare il touch, andando a fare il touch del livello long annuale, però non ce l'ha fatta. Il mercato non riesce a chiudere sopra il livello long, per cui è un pochettino ancora in fase di correzione. Ok, non conferma la possibile ripartenza con obiettivo 7.088. L'indice francese invece ha concluso il movimento ribassista. Vedete, la candela di questa settimana è andata a toccare perfettamente il livello di target, quindi movimento ribassista concluso, e in genere, una volta concluso il target naturale, si aspetta una correzione che possa portare almeno sui massimi, okay, di quelle candele che vanno a prendere i livelli di target, quindi qui si aspetta una correzione. Eurostoxx invece, guardate, variazione molto molto bella, fatta sul livello long in area 3022, perfetto, al di sopra di questo livello ovviamente la nostra aspettativa è di tipo rialzista, con possibile primo target 3212. Hong Kong non ci piace, il Nikkei non ci funziona. Ok, l'australiano ancora sul livello di target, vedete pressione a ribasso, nuovo minimo settimanale, massimo decrescente, chiusura al di sotto del livello target, qui ci potrebbe anche stare una possibile continuazione a ribasso. Ok, quindi attenzione all'indice australiano. Il Dow, chiusura settimanale al di sotto del livello di target, quindi possibile continuazione, qui il mercato ha cercato di fare una correzione. Non mi sarebbe dispiaciuto un pullback sul livello di target per cercare di entrare al meglio. Ok, ma come vedete il mercato non arriva a fare il pullback del livello di target. Comunque la dinamica di movimento è ancora di tipo ribassista, per cui al di sotto di 24.901 vedo possibile, ovviamente non probabile, ma possibile, un livello di ripartenza. Okay, su questo livello di prezzo, quindi 22.905. Questo potrebbe essere un livello interessante da cui far partire, diciamo così, una struttura, magari con una o più operazioni di tipo rialzista per cercare di recuperare questo 24.900. Nasdaq fermo sul livello di target. Vedete, prima vi ho detto, in genere le candele che fanno i target, okay, poi vanno ritracciate almeno fino al loro massimo, così hanno fatto, addirittura hanno fatto il ritracciamento riportandosi quasi su quello che era il livello short. Qui sarebbe stato perfetto ribeccarlo di nuovo qui short, ma purtroppo i mercati non sempre sono belli e perfetti.
Mercato al di sopra del livello di target potrebbe cercare di fare un'ulteriore correzione, attenzione a livello 6.507. Okay, in caso di chiusure, visto che i mercati, le borse, okay, i mercati borsistici sono orientati a ribasso, quindi in caso di chiusura al di sotto di 6.527, attenzione perché anche questo mercato ovviamente andrebbe a perdere ulteriore valore. L'S&P 500, difatti, vedete, lui si trova già sotto il livello di target, tenta di fare il movimento di pullback, ma non riesce esattamente a raggiungere quello che sarebbe stato il livello perfetto d'ingresso. Però segna un nuovo minimo assoluto, chiusura di continuazione, quindi orientata a ribasso, per cui se dovessi cercare di identificare un prezzo, sicuramente 2524 potrebbe essere il prezzo target di fine movimento, okay, in cui attendersi una possibile correzione. Andiamo avanti. Indice svizzero, candelona pazzesca settimanale, guardate qui, che d'oggi. Mercato che si ferma all'incirca qui sull'area di supporto, ma chiusura al di sotto di quello che è il livello short, quindi attenzione perché sì, qui c'è il supporto settimanale, eccetera, eccetera, tutto quello che volete, ma finché si trova sotto questo livello, io qui non ci vedrei una possibile ripartenza. Se devo aspettarlo, ok, tutt'al più 8.191, sotto, finché si trova al di sotto di 8.687, il mio possibile obiettivo è questo qui sotto. Ok? Il DAX che riparte esattamente da 10.600, eh? Vi ricordate, l'avevamo detto, attenzione a 10.600, 10.600 è un livello importante, il possibile target di fine movimento, mercato che parte da 12.2 e passa, ok, è andato a fare il target e poi è andato a concludere il movimento su quello che è il livello di target. Attenzione perché ovviamente finché il mercato si trova di sopra i 10.600, il target naturale, come vedete, è 11.4 e 15, ok? Quindi finché siamo al di sopra di questo valore, cerchiamo di dare, diciamo così, importanza a quelle che sono le operazioni di stampo rialzista. Vitali 40, triplo minimo settimanale, guardate qui questa bella M, ok? E questo è un segnale tecnico importante, interessante, perché? Perché siamo anche sopra il livello di target. Fossimo al di sotto gli darei meno importanza, ma su questo livello, su questo prezzo, 18.400, questo è un segnale da prendere in considerazione, quindi mi aspetterei un po' di positività. Non è detto che il mercato lo faccia, okay, ma visto che il mercato ha ottenuto questo triplo minimo, questa M, vedete, esattamente su questo livello importante, mi aspetterei una possibile una correzione, diciamo una correzione, più che una ripartenza, okay, una correzione. Veniamo da un mercato short, per cui una semplice correzione leggermente più ampia, ok, magari fino a livello reverse ci potrebbe stare. Ovviamente questo finché il mercato non si porta sotto 18,4. Ok? Perché sotto 18,4 mi troverei a dover cambiare idea e quindi prendere in considerazione quello che potrebbe essere il target di fine movimento in area 16,6. Ok? Andiamo avanti. L'oro che fa una settimana di tipo correttiva. Vedete, settimana correttiva, mercato perde lo 0,82%, ci aspettavamo una reazione qui in prossimità del livello reverse, eh? Okay, questo è un livello interessante in cui spesso quando i mercati non si fermano sul livello short, reagiscono, vanno a reagire sul livello reverse. Qui siamo ancora un po' in una zona franca, sì, la correzione ci stava, ci sta, era attesa, eccetera, però non abbiamo ancora nessun segnale certo. Siamo in una zona no trade, come generalmente la chiamo io. 2000, scusate, 1226 è il livello a cui fare attenzione per magari riprendere quella che potrebbe essere l'idea di trend di lungo, ok? Perché l'oro quest'anno è short, ok? Vedete? L'oro ha una natura di tipo ribassista e la condizione attuale altro non è che, come vedete, una condizione correttiva. Il mercato ha fatto il suo impulso, okay, sta facendo la correzione e vediamo se si rimette in trend, eh? Okay, perché qui tutto sommato la struttura, okay, potrebbe essere buona. Primo massimo, secondo massimo, terzo massimo. Come vedete, i range, gli impulsi sono molto simili fra loro. Questa è una flag,
Esattamente, l'ingresso qui sarebbe stato l'ingresso migliore in assoluto per tentare l'idea di continuazione. Ok? Ovvio, col senno di poi è sempre facile, però basta conoscere quelle che sono le informazioni di base e queste cose piano piano iniziano a saltare agli occhi. Okay? Soprattutto su un grafico del genere, che è un grafico settimanale, che non si muove molto velocemente, nel senso ce ne vuole, non è un grafico orario che cambia ogni ora. Questo, prima di fare un movimento, richiede un po' di tempo e pazienza. Okay? Va bene. Un occhio all'argento, argento che io mi aspettavo, diciamo così, un pochettino positivo. Ricordate che ero, e in effetti qualcosa siamo andati a recuperare. Su base mensile abbiamo avuto un apprezzamento del 2,70%, quindi ci sta. In realtà è ancora, secondo me, un po' troppo basso come valore, però mi sa che quest'anno lo chiudiamo così. Non ci vedo molta forza sui metalli, non c'è stata quella ripresa tanto attesa sugli strumenti, per cui rimango, diciamo così, positivamente orientato a rialzo, ma con prudenza, perché come vedete in questo momento non c'è proprio intenzione di comprare. Questa è soltanto una congestione, una fase laterale che ha, diciamo così, riportato un pochettino i prezzi in equilibrio, ma c'è poco interesse a comprare metalli in questo momento. Oro-euro, mercato che si è girato. Okay, si è girato perché? Perché sopra i tre massimi, okay, il mercato non si trova più in fase di correzione, ma in possibile fase di inversione. Qui è un pochettino incerto. Se dovessi valutare un'operatività su questo strumento, non mi dispiacerebbe, vedete, valutare quello che è il livello di 1116. 1116 potrebbe essere un livello interessante per dare vita a quella che potrebbe essere l'idea ribassista di movimento. Questa è stata anche la zona di resistenza, la zona in cui questo mercato è stato venduto, per cui provare a rivendere nuovamente la zona di resistenza sarebbe assolutamente coerente. Un occhio al palladio. Palladio, attenzione, attenzione, il palladio si trova nuovamente sul livello short, però vedete ci fa una chiusura al di sopra che invalida temporaneamente o perlomeno finché non si trova al di sotto del livello short quelle che sono le idee ribassiste. Potremo cercare di trovare, diciamo così, un'idea ribassista esattamente sul livello reverse, però il mercato lo manca di qualche punto, quindi in questo momento magari o aspettiamo qualche chiusura al di sotto del livello short per cercare di prendere la correzione oppure semplicemente stiamo fermi. Palladio invece, platino, scusate, il platino invece ritenta la possibile ripartenza, ma non gna fa. Primo massimo, secondo massimo, terzo massimo, come vedete si rimette in trend facendo un nuovo minimo, massimo decrescente, quindi in questo momento non ha ancora intenzione di andare a fare la possibile partenza rialzista. Pace. Okay, un'occhiata al Brent ancora buono, okay, al di sopra di 58,34, come vedete questo strumento è ancora buono, è ancora interessante, si potrebbero cercare spunti a rialzo e sì, finché il mercato tiene 58,34 sul Brent, questo è un mercato da valutare, diciamo così, con una considerazione di tipo rialzista. Ok? Considerazioni di tipo rialzista. Io ho fatto lo stesso sul VTI anche con le posizioni di Rataran, ma come vedete il mercato in questo momento non mi dà ragione. Vi faccio vedere le posizioni, quelle lì del contest di Rataran. Rataran, ok, che vanno bene tranne appunto tranne il petrolio che purtroppo non mi sta dando ragione. Peccato perché l'idea era buona, i livelli erano buoni, sono entrato bene, però come vedete in questo momento proprio quel trade non mi sta dando assolutamente ragione. Sto perdendo il 4%, faccio. Bene invece NZD/Yen che guadagna il 2%, bene Euro NZD che guadagna l'1,69%, bene Euro GBP 0,64%, Euro CHF, la mia idea rialzista, anche lì mi ha un pochettino fregato. Ok, perde lo 0,48%.
se riusciamo a recuperare il petrolio, questa prima, diciamo così, infornata di operazioni si sarà comportata assolutamente bene. Devo mettere ancora qualche segnale, sto cercando di fare qualcosa, non ho molto tempo, ma qualcosina sto cercando di farla. Vedete, poi i trade di lungo, questo trade è stato aperto, quando è stato aperto? In data 4? Sì, è già quasi 2 settimane che lo abbiamo in macchina. Okay. Questi sono trade belli. Perché? Perché sono trade di lungo periodo e tutto sommato non ci stressano, non ci complicano la vita, sono interessanti questi. Va bene, concludiamo col gas naturale. Gas naturale, guardate che settimanona che si è fatto. Cioè, si è andato a rimangiare tutto. Si è andato a rimangiare anche il livello long della serie, si è bevuto tutto nuovamente, ma in effetti c'era stata una speculazione importante sul gas. Ok, eravamo arrivati ad un livello di 50% su base mensile. C'è stato un movimento davvero un po' troppo, secondo me, esagerato, ed ecco che il mercato adesso è andato a scontare un po' il tutto. Quando i mercati sono così violenti si fa un pochettino fatica, ecco perché appunto seguire quelli che sono i livelli percentuali, prezzi di apertura, eccetera, per quanto diciamo così non siano il santo graal, però ci permettono di individuare il momento di mercato e magari non dico di fare la cosa giusta, ma non fare momento in cui non siamo, diciamo così, confident col mercato, è già una possibile soluzione per evitare, diciamo così, di essere perdenti a mercato. Ok? Va bene, ragazzi, avete domande? Volete chiedere qualcosa? Io direi che l'analisi è andata abbastanza bene. Spero che lo streaming abbia funzionato correttamente. E niente, direi che va bene così. Facciamo ancora l'ultima analisi. Ah, vi ricordo che sul gruppo Trading Tube praticamente potete registrarvi per andare a pubblicare le vostre idee. Abbiamo inserito anche un modulo di mailing list, che è questa. Se volete registrarvi con la mail per ricevere praticamente i link dell'analisi settimanale, adesso ormai completiamo questa settimana facendo, allora, Trading Tube, l'appuntamento di settimana prossima. Vedete che è quello di giorno 22 e poi, ah no, abbiamo ancora anche il 29. Sì, facciamo 22 e 29, quindi ci ritroviamo sabato prossimo alle ore 17:30, quindi sabato 22 e poi il 29. Ok? Va bene? Ok, ragazzi, grazie, grazie a tutti, eh? Grazie, un buon pomeriggio, buon weekend e ci aggiorniamo settimana prossima. A tutti, ciao, ciao, ciao.